Ma perché ridi, Toto Lupo? Perché ridi? Fred, ieri sera ho fatto un sogno incredibile. Davvero? Racconta. Sì. Allora, ero in mare, su una nave, ma precisamente sulla nave di Capitano Uncino. Capitano Uncino guarda l'orizzonte e vede che sta arrivando una terribile burrasca. Allora mi guarda negli occhi e inizia a urlare: spiegate le vele! Spiegate le vele! E allora io gli dico: beh, le vele sono dei pezzi di tela che servono alla barca per andare più veloce. Cioè, gliele stavo spiegando. Bella questa. Ma adesso, Toto Lupo, ascolta questa. Dago, allora, un fidanzato deve invitare i genitori della sua fidanzata a casa. Solo che è molto emozionato e per sicurezza si tiene il cane, che si chiama Dago, in casa. Quando entrano i genitori della fidanzata con la fidanzata, lui per sbaglio fa una scoreggia. E allora per togliersi l'imbarazzo dice: Dago, basta, smettila, ne hai già fatto una prima. E dopo, quando si siedono nel divano, ne fa un'altra. Allora dice: Dago, allora, ma può essere possibile? Allora poi ne fa anche un'altra quando gli deve servire il tè. Allora, prima che il fidanzato dice qualcosa, il padre della fidanzata dice: Dago, vai fuori che è meglio, se no la prossima volta te ne fa uno in faccia. Questa è mia. Cosa fa una gallina in stazione? Lavora. Toto Lupo, sai che mia moglie, la mia castora, sta facendo un nuovo vestitino per sé, lo sai? Veramente? Soltanto che le mancavano i merletti. Allora mi ha chiesto di andarglieli a comprare in merceria. E allora io sono uscito dalla tana, sono andato in merceria, ho aspettato il mio turno, ho chiesto dei merletti, ma loro mi hanno risposto che hanno solo dei passerotti. Non avevano capito che... Cioè, tu hai chiesto che loro... Sei uno spasso, Fred. Anche tu.